Quando è nata la moda? Lo so, qualcuno potrebbe scandalizzarsi, ma per migliaia di anni la nostra specie è andata in giro per il mondo completamente nuda. Poi però l'esigenza della specie umana di coprire il corpo ha avuto il sopravvento. E se vogliamo far incominciare la storia della moda da questo primo passo, possiamo farla risalire addirittura al Paleolitico. La nostra specie, Sapiens, comincia la sua evoluzione circa 20.000 anni fa. Verso la fine del Pleistocene, infatti, gli umani impararono a trattare le pelli degli animali uccisi nella caccia e cominciarono ad utilizzarle per ripararsi dal freddo. Ma vi dovete da fa? Dovete lavura! Pensate che risale a circa 40.000 anni fa la comparsa dei primi aghi da cucitura, realizzati con dell'avorio animale. Dagli aghi in avorio alle tecniche attuali di taglio e cucito automatico, il passo non è affatto breve. La storia della moda è quella che ci è stata tramandata nel tempo da collezionisti e associazioni che a Bari hanno esposto gli abiti più rappresentativi degli ultimi 200 anni. E allora, vediamoli. Quando ho saputo che c'era una mostra di abiti d'epoca e non solo di abiti, anche di accessori qui a Castello, mi sono fatto invitare o mi sono autoinvitato dalla padrona di casa. Siamo al Castello Svevo di Bari e che cosa c'è? Beh, abbiamo fatto una sorta di inaugurazione un po' tardiva perché la mostra è aperta dal 14 giugno. E però appunto per problemi di emergenza Covid abbiamo dovuto rinunciare in quel momento all'inaugurazione. Adesso, con l'occasione della presentazione del catalogo, abbiamo potuto fare questa serata, chiamando ovviamente un numero limitato di persone, ma almeno tutti i prestatori. È una mostra che raccoglie collezioni pubbliche e private di abiti storici che vanno dalla seconda metà dell'Ottocento agli anni 60 del Novecento e raccontano il gusto del vestire dell'alta borghesia, della nobiltà pugliese, ovviamente sempre a contatto con quelle che erano le novità della moda, non solo attraverso le riviste di moda, ma anche attraverso gli acquisti dai cataloghi dei grandi magazzini che c'erano per esempio a Napoli, ma ci sono anche accessori che vengono da Londra, da Parigi. L'abito racconta molto, racconta della persona che lo indossa, quindi che lo sceglie, ma racconta di un'epoca, del passaggio proprio epocale, racconta i cambiamenti della società, i cambiamenti in merito ovviamente alle donne soprattutto, che amano da sempre l'abito e gli accessori come ornamento, come possibilità di dimostrare appunto il ceto sociale, la ricchezza oppure semplicemente la bellezza, sottolineare un po' tutti questi aspetti. Tutti i prestatori hanno contribuito appunto con i loro abiti, con i loro oggetti a fare di questa mostra un po', credo, veramente un bel avvenimento. Una piccola curiosità, stavo così osservando gli abiti e anche le calzature e nel guardare la tua mise, se Donato ti riprende, diciamo che tu oggi sei vestita in modo comodo. Tu immagina quelle poverine all'epoca nell'Ottocento che erano costrette in questi abiti e forse nascondevano anche qualcosa sotto questi abiti, però avevano delle calzature che erano delle torture cinesi. Non solo delle calzature, ma anche tutti gli apparati erano molto molto importanti e addirittura c'è un periodo della storia in cui ci sono degli studi medici in cui ci si ribella all'uso del corsetto, perché queste aste
corde davano una costrizione tale da rendere più facili i famosi svenimenti, quelli delle damine, ma era un fatto tecnico, fisico, per cui già agli inizi del tra fine 800 e inizi 900 numerosi sono le donne, ma anche i medici che supportano l'abbandono di questo modo di vestire che provoca dei danni. Anche adesso però alcune calzature provocano delle, dei danni. Peccato che Alessandra non può svenire al mio cospetto perché non è costretta da niente, sarà per la prossima, grazie. I'm trying to corner where the big boys play.